Benvenuti alla nuova intervista di Newsic. Oggi incontriamo Piero Perù. Ciao Piero, tutto bene? Ciao, Tutto a ciao. posto? Benissimo, ho appena firmato una copertina storica. Adesso facciamo un Ho un grande collegamento fan. con quella copertina storica. Infatti, gli ho portato la copertina di guerra. Del Partiamo primo subito da un tempo. collegamento assurdo. 1981, giusto? 1980. 80, ok, 80 guerra. Poi No, 81, 82. 82, 82, vabbè, comunque, certo, inizi anni 82. 80. Poi vi. Ok, Giugno 82, Festival Rock Italiano. quindi titolo guerra. 25 anni dopo, cioè è uscita 25 anni fa, Il mio nome è mai più, parli di un'altra guerra, e oggi siamo in un'altra situazione Di guerra, di guerra. Cos'è certo. cambiato in E oggi è questi. uscito Scacciamali, che è il penultimo brano del disco, del nuovo disco Deserti, che insieme alla successiva canzone Deserti è come una grande suite che parla di come siamo circondati da energie negative e che quindi si debba reagire con tutta la nostra positività, col massimo della nostra positività e della nostra cultura di pace, perché la pace è l'unica vittoria, non è mai la guerra la vittoria. Certo. Nemmeno i vincitori nella guerra escono vincitori, perché ci sono troppe morti nel mezzo, troppo odio, troppa sofferenza. Ascolta, il mio nome è mai più, dicevate, sembra quasi che non vi hanno ascoltato in Ma questa certo che canzone. non ci ascoltano, cioè le lobby che governano il mondo se ne fottono altamente della gente e di quello che 7 miliardi e mezzo di persone chiedono, e cioè di avere acqua, cibo, aria respirabile e un lavoro dignitoso per tutti, che sono quattro cose fondamentali, e un ambiente pulito, non viene assolutamente ascoltato. Quel mezzo miliardo, ma nemmeno probabilmente, quei 10 milioni di lobbisti mondiali che sono quelli che governano questo mondo se ne fottono altamente del resto degli altri 8 miliardi di abitanti della Terra. E la situazione poi è questa. Una situazione di deserto, Una di deserti. situazione che ci sta portando a una desertificazione sotto moltissimi aspetti, quella politica, quella sociale, quella culturale, quella umana, purtroppo attraverso i social anche un po' quella affettiva, e quindi bisogna esserne consapevoli e bisogna reagire in maniera positiva, tornare ad Quindi essere persone tra le persone. all'interno del disco, appunto, mi sembra che ci sia un percorso attraverso appunto quello che dicevi te, tra i social, nella canzone Tutto e Subito, scritto assieme ai Fast, che parli di questo, Esatto. piuttosto che anche in Picasso, che mi piace anche una canzone che si intitola Picasso, è bello, come mai hai fatto questa scelta? Picasso è una canzone importantissima per questo album. Non a caso sta proprio all'inizio dell'album. Dopo Porte parte Picasso. È una canzone che è una grandissima presa di coscienza di tutti i miei rapporti complicati, ma intendo sempre in forma molto positiva con la mia famiglia, quando io ho incominciato a dire che avrei interrotto i miei studi, avrei interrotto quello che era il progetto che la famiglia aveva fatto per me per fare l'artista, per fare il musicista. Mi sono sentito dire milioni di volte: ma tu dove pensi di andare con quella faccia che sembra che tu non abbia voglia di fare un cazzo? Piegati e fai quello che noi abbiamo programmato per te. E io non mi sono piegato e sono andato avanti nel mio percorso di ricerca anche interiore, perché scrivere musica è anche un percorso di ricerca interiore importantissimo. E questo disco
ha aperto tante porte nella mia consapevolezza. Quindi tu hai vissuto di fatto mille vite, ma c'è ancora dei sogni? Cioè, tu, quali sono i tuoi nuovi sogni? Ma i miei sogni in realtà sono sempre gli stessi, che poi si adattano un po' a quello che succede intorno. Insomma, il mio sogno sarebbe quello di vedere un mondo in pace, dove c'è spazio per tutti e dove ci può essere benessere per tutti. Ribadisco che il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo mondiale sta impedendo tutto questo, ma starà anche a noi cittadini a un certo punto incominciare a reagire in maniera forte, vibrante a questa imposizione che pochissime lobby strapotenti stanno imponendo a tutti noi. Ascolta, sotto il profilo invece prettamente musicale, io ho letto il disco con una grande energia, ma al tempo stesso anche una grande qualità. Cioè, ti dico, il brano con il calibro 35 spettacolare, cioè sotto il profilo proprio dell'avvolgimento del proprio sotto il profilo una musicale. Una bomba atomica anche il pezzo cinematografo, cioè con dentro certo. Anche l'inserto di Celentano. E poi mi ha colpito una frase che dice che Firenze è un sogno, mentre Milano la sua sveglia. È la sua sveglia. Beh sì, perché Firenze è sempre stata un po' sorniona ora. Al di là del mito della Firenze degli anni Ottanta, che poi comunque era il risultato di anni e anni di grandi menti come, non so, La Pira, Bargellini, Don Milani, ma poi anche tutti gli artisti che hanno deciso di venire a Firenze negli anni 60, 70, la presenza degli Hare Krishna, che giravano con i loro tamburi per il centro, no? La Firenze fricchettona, la Woodstock a cielo aperto tutti i giorni degli anni 70. Ecco, tutte quelle cose lì sono servite poi a creare quella magnifica esplosione culturale che è stata la Firenze degli anni 80, che però poi sì, è proseguita negli anni 90 anche grazie ai centri sociali e a tutto quello che passava, però poi che non ha avuto un seguito, purtroppo. Non è stato recepito anche dalla politica, anzi dalla politica è stato recepito come quasi un movimento troppo antagonista e la politica non ha saputo interagire con quel grande movimento culturale. E la Firenze di oggi, che invece è diventata territorio per turismo scappa e fuggi, mordi e fuggi, scusa, certo. Che ha fatto sì che Firenze da mezzo milione di abitanti oggi sia arrivata a 380.000 residenti. Un deserto, una desertificazione. Uno spopolamento che è una desertificazione. Si chiamava effetto Venezia, ma oggi si può dire tranquillamente ancora di più effetto Firenze, una desertificazione di gente. Oggi ci sono gli operai della GKN che fanno lo sciopero della fame in città, e anche questo è un segno della desertificazione, no? Cioè arrivare a fare lo sciopero della fame per essere considerati esseri umani da una multinazionale che se n'è strafottuta dei diritti dei suoi lavoratori. Quando erano appena entrati dentro la fabbrica, io sono stato dentro la GKN, c'erano macchinari pagati con i soldi pubblici che erano ancora impacchettati, ok? Nemmeno usati, pagati con i nostri soldi, e i nostri operai, i nostri amici che sono stati abbandonati con un fax. E la politica che non riesce ad avere un peso in tutto questo. Certo. Vabbè, ultima domanda, perché so che hai il tempo per tutto. Sei sempre stato attento anche al... Questo lo dico in una canzone importantissima dell'album che si chiama Canto.
Quindi ti stavo dicendo che appunto sotto profilo anche del visual, inteso le copertine, anche questa l'hai ideata te, sì. come nata e cosa volevi trasmettere? Perché appunto tu sei sempre stato attento sotto profilo del... Ma allora, il problema Cufeni mi ha allontanato dalle scene, ma non mi ha allontanato dal mio rapporto con la natura, di simbiosi massima con la natura, con gli amici anche, ma in questo rapporto con la natura è nata questa copertina che sembra un cielo, è un cielo, ma è un cielo che è riflesso dentro una pozzanghera. In realtà quello che si vede è asfalto, cosa c'è sotto la pelle, cosa c'è sotto le stelle, cosa c'è sotto l'asfalto, dico in Picasso. E questo è esattamente la copertina. La foto originale che avevo fatto in una strada di Firenze, dopo un temporale, aveva un uomo che passava, l'ombra di un uomo che passava. Alla fine ci sono finito io al posto di quell'ombra, perché è da quell'ombra che sto rinascendo. Ok, ti ringrazio della chiacchierata, ti ringrazio dei viaggi e del percorso che... Grazie comunque... di avermi regalato la prima copertina dell'Itfiba, perché quella resta a me. Guerra. La mia prima la copertina l'ultima. E l'ultima, Deserti.